vi avevo... State seduti composti che si parte, sì, campioni. Sì. Allora, vi avevo promesso qui a Castelfranco delle esibizioni artistiche, così è. Allora, io li sto vedendo già dietro le quinte, i maschietti sono vestiti come i volturi di Twilight, però in realtà sono molto bravi, le ragazze sono bellissime, sono bravissimi, e quindi accogliamo, chiaramente, e fateceli accogliere nelle vostre case, loro sono quelli delle rose! Dentro, ragazzi, ciao! Ciao, buonasera! Ella, mamma mia, guardate! Ma complimenti! Siete... Allora, so che siete bravissimi, mi hanno raccontato in settimana che siete straordinari, sì, però avete anche proprio una cartola molto bella, siete belli, cioè vi presentate molto bene. Siamo professionali. Siete professionali, sì, come ti chiami? Domenico. Domenico, e che ce fai di venerdì qua in giro? Che di sono solito... venuto a rappresentare la mia scuola. Bravo! Danza delle Rose. Dove ce l'avete? Allora, noi abbiamo tre sedi. Ah, guarda, ti alzi il microfono, sì, altrimenti ti viene la scogliosi. Grazie. Prima di partire con il balletto. Allora, noi abbiamo tre sedi, sì, una a Reggio in via Hiroshima, sì, una a Castelfranco dove c'è il Globo, sì, e un'altra a Reggiolo. Generico. Sì, e la via è Via Galileo. Vabbè, Galilei. Vabbè, Galileo, okay. Che, sì, vabbè. Allora, senti, quali discipline di danza voi trattate? Allora, noi principalmente trattiamo le danze latinoamericane e poi abbiamo altri vari generi, dalla danza classica, contemporaneo, moderno, hip hop, break dance, abbiamo tutti gli stili. Senti, allora, raccontami, presentami chi sono i tuoi compagni di viaggio questa sera. Allora, noi insieme, tutti e quattro, siamo due coppie di Danza alle Rose, facciamo parte della nazionale italiana. Facciamo parte del club azzurro. Porca miseria. E facciamo parte sia della FIZ che del CONI. Uh-huh. E quest'anno ci siamo classificati tra le prime 12 coppie migliori in Italia. Complimenti. Grazie. E lei è la mia ballerina, si chiama Gaia. Ciao Gaia. Esatto, è quella vestita in argento col capello corto. Ok. Lui è il mio migliore amico, sì, e facciamo questo sport insieme da anni. Bravo. E si chiama Alessandro. Eccolo qua, belli come, insomma, siete giovanissimi, scusa. Sì. Ti faccio una domanda, posso chiederti quanti anni hai? Sì, quanti me ne dai? Beh, che ne so io, mica sono medium, non lo so, non lo so, boh, non lo so, 30, toh, basta. No, sparo, 24. 25, ecco, una roba del genere. Il tuo amico invece, anche lui è un tuo coetaneo? Sì, è un po' più senior. Un po' più senior, quindi che ne so, 27, 28. 26. 26. Invece la bellissima ragazza con il tubino, sì, nero e la sua ballerina si chiama Alessia. Allora, prima di partire, so che voi mi regalerete un'esibizione qua, sì, roba corretta che fanno loro addirittura quando fanno le gare, quindi stiamo parlando di un'esibizione che supera di poco il minuto, ma è, diciamo, concentrata. In più, non voglio difendere i miei amici, ma da casa vorrei anche dirvi che loro normalmente ballano su una pista e qua invece balleranno su un pavè, quindi e in mezzo a tutto il frastuono di musica, sì, in bocca al lupo per capire dalla cassa del nostro Carlo Brandoli che caspita esce, okay, e che si sente. Vabbè. Però voglio sapere una cosa, voi siete coppia nel ballo. Sì. Ma io mi sono sempre chiesto, ma lo siete anche nella vita? Allora, io no, io ballo solo con lei. Ho una relazione fuori dalla una danza. Una relazione, non senti. Sei giovane, ma non sentivo questa cosa, la relazione, sì, dagli anni 80. Invece loro sono fidanzati. Ok. Andrea Barbi, tu badi i tuoi interessi. Ma lo devo chiedere perché da casa, se lo chiedono, dice ma ballano insieme, ma sarà fidanzati, una roba. No, lui c'è una fidanzata, lei c'è un altro. Abbiamo portato tutte e due le opzioni. Bravo, cioè il cone senza, sì, è come gli abbagnale di Capua. Va bene. Allora, tenete conto che ho detto quest'ora bagnale di Capua, ti tiro via l'asta, una grande esibizione del gruppo danza Le Rose. Good.
Sometimes I find myself loving for a change. And in the bad times I fear myself. Le rose questa sera in diretta qui a tutti i colori della notte, Castelfranco Emilia, mamma mia che invidia, ma fate un applauso ragazzi, voi che siete qua, com'è, ha voglia, venite qua da me ragazzi, vi devo fare i complimenti perché anche nelle situazioni, cioè io penso che voi avrete ballato in situazioni assurde nella vostra vita, ecco, diciamo che, guarda, te lo do a te che, grazie, che voglio dire, forse questa era una delle più off, si sente poco la musica e insomma la battuta per terra non è di quelle migliori, lei deve ricomprare un paio di scarpe da qui, dagli il microfono, un paio di piedi, deve comprare un paio di piedi nuovi, su Amazon li potete trovare, esattamente, i piedi della ballerina, ok, allora ripetiamo il nome, tu sei Alessia, tu sei Alessandro, ok, Domenico e Gaia. Oh ragazzi, io vi devo ringraziare perché mi avete regalato veramente un bel momento qua, siete grazie a voi per bravi, averci invitato, belli e perfetti, proprio che sia Reggiolo, Reggio Emilia o Castelfranco, se un giorno deciderò di iniziare la carriera da ballerino nonostante io abbia ingoiato il manico della scopa, beh, fidatevi che se proprio decido vengo da voi. Sì, e noi ti aspettiamo volentieri. Grazie, molto bene. Ciao ragazzi, ciao. All right, molto bene. E allora passo di danza con un casino che non avete mai capito.